Ciao a tutti, bentornati sul mio canale, video dei prodotti terminati, casa barra cibo. Questa volta penso sia un video veramente abbastanza breve. Le cose che ho terminato, che ritengo essere degne di nota, non sono tantissime, quindi io direi, visto che sono stata lunghissima con il video dei prodotti terminati, beauty e make-up, cerco un attimino di bilanciare facendo questo invece in maniera molto più veloce. Allora, partiamo, scusatemi, partiamo dalla casa. Allora, ho terminato questo detergente, lavapiatti. Esatto, più che altro è un detersivo lavapiatti, un'edizione limitata che si trovava alla Lidl. Ogni tanto escono con dei formati differenti, nel senso questo per esempio è un formato piccolo concentrato, le volte sono più grandi, comunque con profumazioni un po' particolari. Questo nello specifico era la profumazione Fresh and Floral Scent. Nello specifico era qui, dice: il sole splendente entra in cucina e porta un tocco d'estate. Allora, la profumazione effettivamente è un po' un misto tra un qualcosa di estremamente fresco e una crema solare, quelle al monoi, al cocco. Buonissima, vi dico, mi sono trovata bene anche perché aveva un buonissimo potere sgrassante. Io lo utilizzo, come vi avevo già detto nel video precedente, dei prodotti terminati casa. I detersivi liquidi, appunto piatti, li utilizzo per sgrassare magari quelle soviglie che ritengo essere un po' troppo magari sporche prima di andarli a inserire nella lavastoviglie. E questo effettivamente aveva un ottimo potere sgrassante. Lo ricomprerò probabilmente sì, se dovessi di nuovo ritrovarlo in una prossima uscita, insomma, alla Lidl. Quindi ottimo. Altro prodotto che vi ho già nominato nel precedente video dei prodotti terminati casa sono queste caps, le Hydro Caps Power della Omino Bianco 100+. Come vi ho già detto, queste caps io le vado ad aggiungere nel cestello della lavatrice appunto quando ritengo che sto lavando quei capi dove c'è particolarmente bisogno di una pulizia più profonda. Sono 12 caps, il prezzo non me lo ricordo. Dovrebbero essere intorno ai 4 euro. Non voglio dirvi una cavolata, piuttosto ve lo vado poi a inserire nell'info box se lo dovessi riuscire a ritrovare, altrimenti la prossima volta nei prodotti terminati sicuramente ci sarà e vi darò il prezzo corretto. Comunque mi trovo molto bene, un additivo veramente valido. Quindi sì, come vi ho già detto, l'ho già ricomprato, quindi è un prodotto che continuo a comprare e a terminare e a ricomprare. Poi, finita la candeggina, forse è la candeggina per antonomasia, che questa è usata dalla notte dei tempi, è l'ace candeggina, scusate. Non penso che debba dirvi molto, io la utilizzo perché è un po' una tradizione, mi è stato tramandato l'utilizzo appunto da mia nonna, da mia mamma, eccetera, eccetera. La utilizzo sia per sbiancare i sanitari, chiaramente lo utilizzo anche per sbiancare, o meglio per dare quell'additivo in più, o meglio, non utilizzo io additivi per sbiancare i capi bianchi, ma utilizzo sempre una goccia, o meglio, due gocce nelle due vaschette appunto del detersivo della lavatrice. Proprio veramente, sì, due gocce, due versate. E i capi vengono bianchi, è veramente garanzia di bianco. Io non posso farne a meno, questa viene sempre ricomprata a casa mia, non manca mai. Poi, terminato il gel per la lavastoviglie, vi avevo già detto che l'avevo provato, non ero sicura, invece mi sto trovando veramente bene. Non lo so se hanno cambiato formulazione, se l'hanno potenziata, non lo so, mi sto trovando veramente molto molto bene. È un ottimo detergente per la lavastoviglie, sì, lo compro e lo ricompro. Ho terminato questo detersivo per la lavatrice, è dell'Omino Bianco,
Cuore di Marsiglia Derma Tested. Ecco, così sapete che mia figlia di là è arrabbiata, non si sa per quale motivo, ma lo è. Infatti, anzi, scusate, ci saranno queste incursioni magari di vocine, ma perché lei ovviamente è a casa da scuola, come vi dicevo nell'altro video, è normale che, insomma, bisogna convivere, no? Quindi abbiamo detto omino bianco, cuore di Marsiglia, Derma Tested, un detersivo ottimo, mi sono trovata molto 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 bene, efficacissimo, magari il prezzo, ecco, io l'ho trovato un po' caruccio perché questo nello specifico l'ho pagato 7 euro all'incirca, 6,99, sì 6,99 se non sbaglio. Un po' caro, però veramente li vale tutti, li vale veramente tutti, mi sono trovata molto bene. In alternativa ho trovato anche questo alla Lidl sempre, è della marca Formil e anch'esso è al Marsiglia. Vi dico, ha un prezzo veramente bassissimo, siamo intorno a 2 euro, 2 euro e qualcosina, ma vi posso garantire che è ottimo. Ottimo anche questo come potere pulente, i capi li trovo perfettamente puliti, ha un profumo delicato di Marsiglia, ma vi dico, è molto simile, io come risultato lo trovo effettivamente molto simile. Tra l'altro questi due sono entrambi 40 lavaggi, quindi se voi pensate questo 6,99 contro questo circa 2 euro, io ve lo consiglio molte volte. Io l'ho trovato anche in offerta, quindi mi è capitato anche di trovarlo a 1,50 euro più o meno. Quindi fantastico, un ottimo prodotto, io ve lo consiglio. Provatelo perché veramente è fantastico. Poi passiamo invece al cibo. Passiamo al cibo. Allora, terminati varie tè, tisane, eccetera, eccetera. Sono proprio in fissa. L'inverno, quando arriva l'inverno, inizia veramente il periodo in casa mia della tisana mania. Quindi ne abbiamo di tutti i gusti, veramente di svariati gusti. Potremmo aprire quasi un negozio noi di tisane. Nello specifico, quelle che abbiamo terminato e sono quelle che stiamo effettivamente bevendo di più ultimamente, sono di tisane sono due e più c'è un tè invece. Allora, tisane sono entrambe della Pompadour, tra l'altro marca con cui mi trovo veramente molto bene, le trovo molto saporite, molto gustose, sono piacevoli come bevande. Fantastiche. Una è al carcadè e l'altra è zenzero e limone. Abbiamo terminato la tisana allo zenzero e limone della Pompadour, molto molto buona. La beviamo principalmente, diciamo, dopo cena e lo troviamo un ottimo digestivo, aiuta molto la digestione. È molto buono, la descrizione dice appunto 100% naturale. Vediamo un po' se dice quante bustine ci sono. All'interno sono 20 bustine, il prezzo non me lo ricordo più di tanto, no, non me lo ricordo, direi una bagianata, quindi non lo dico. Vi leggo sommariamente appunto la descrizione, dice: la radice di zenzero viene da sempre apprezzata per il suo sapore speziato e leggermente pungente, che la rende ideale per aromatizzare molte bevande, specie se consumate dopo i pasti, ed è quello che appunto vi stavo dicendo noi facciamo. Risulta un valido sostegno anche durante i cambi di stagione, grazie alle sue preziose vitamine e minerali. L'abbinamento con il limone rende questo infuso rinfrescante, tonico e ricco di gusto, ideale per essere consumato in qualunque momento della giornata, sia caldo che freddo. Io vi dico, lo utilizziamo principalmente caldo, ecco, però veramente è ottimo, io ve lo consiglio, si trova nella grande distribuzione ed è fantastico. Un altro infuso che abbiamo terminato è questo qui, sempre della Pompadour al Carcadè, che non sono nient'altro che i fiori dell'ibisco. Allora, la descrizione rispetto all'altra, che era esattamente aromatico e speziato, e io aggiungerei digestivo. Qui invece stiamo parlando di un tonificante e dissetante. Allora, nello specifico io lo utilizzo come alternativa al tè perché non ha caffeina. Io la mattina
sono solita appunto farmi il tè per colazione, non potendo esagerare troppo appunto con la caffeina in gravidanza, ho trovato questa valida alternativa nell'infuso di Carcadè e vi dico che mi piace tantissimo. Anche di questo c'è una descrizione, ve la leggo: il Carcadè viene spesso consumato in sostituzione al tè perché è del tutto privo di caffeina e quindi non eccitante. Miscelato ad una piccola parte di foglie di mora dolce, l'infuso acquista un gusto più amabile e delicato. Da sempre consumato come bevanda calda, gradevole e tonificante d'inverno, servito freddo con la classica fettina di limone e qualche cubetto di ghiaccio, si trasforma in un'eccellente bevanda estiva dall'aroma fresco e molto dissetante. Quindi anche questo, come quello che vi ho fatto vedere precedentemente, ok, sì, si può bere caldo, ma si può tranquillamente anche bere d'estate. Infatti mi ricordo che quando anni fa andammo in vacanza in Egitto, nel resort dove appunto albergavamo, lo davano proprio come bevanda dissetante fresca. Quindi assolutamente concordo, è anche molto buona fresca. E vi dicevo appunto che utilizzo in alternativa al tè, e come tè appunto noi abbiamo chiaramente questo perché principalmente è quello che io bevo la mattina appunto per fare colazione. In questo caso è il Twinings Green Tea e Lemon, cioè tè verde aromatizzato al limone. Piace tantissimo, diciamo che a me piace molto i tè aromatizzati al limone la mattina, questo è veramente veramente buono. Sono, tra l'altro, questo qui è anche un pacco scorta perché ce ne sono 50 dentro di bustine. Piaciuto moltissimo, tutti questi che l'avete visto li compro e li ricompro. Altro prodotto terminato, questo è un aceto balsamico che fa parte della linea Deluxe che abbiamo comprato alla Lidl, una linea che tra l'altro c'è adesso in vendita durante questo periodo festivo. Ve lo mostro perché a noi ha stupito, è veramente buonissimo. È un aceto. Allora, che è una via di mezzo come consistenza tra la glassa e l'aceto, quello che si compra normalmente imbottigliato, che è molto 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 liquido. Quindi ha questa consistenza ibrida, una via di mezzo, ma ha un sapore veramente veramente fantastico. Ha un prezzo veramente competitivo, perché stiamo parlando di più o meno 3 euro. No, veramente, ve lo consiglio, andate a prenderlo, anche perché non so per quanto tempo ancora ci sarà nei negozi. Noi abbiamo già fatto scorta, ma è veramente, veramente fantastico. Noi non facciamo più che condire l'insalata se non abbiamo questo. Quindi ve lo consiglio, meraviglioso. Poi abbiamo terminato questi yogurt qua della Müller. Sono i Müller Mix per i bimbi. Con i personaggi del film Alla ricerca di Dory o Alla ricerca di Nemo, insomma, comunque personaggi Disney Pixar. Alla bimba piacciono moltissimo. È uno yogurt in pratica alla banana con la vaschetta di cereali da andare poi dopo ad addizionare allo yogurt. Ed è molto carino perché non so se vedete, lo faccio vedere, spero che non spari troppo, ok. I croccantini hanno queste forme appunto di pesciolini, stelle, cavallucci marini, pesciolini, veramente fantastico. La bimba piace tantissimo, si diverte addirittura appunto a immergerli nello yogurt, quindi finiti, fantastico. Poi terminato, questi datteri sono datteri naturali in ramo. Veramente veramente fantastici. Purtroppo non riusciamo a trovarli tutto l'anno questa tipologia di datteri. I datteri appunto solitamente appunto come ben sapete si trovano appunto nella grande distribuzione nel periodo appunto natalizio delle feste, e quando appunto inizia questo periodo noi ne facciamo veramente una scorta pazzesca. E ripeto, sono molto buoni. Questi qua nello specifico li abbiamo presi al Carrefour. La marca non lo so, qua c'è scritto Palm Star, arrivano direttamente dalla Tunisia, sono datteri tunisini, datteri d'Aiglet Noir de Tunisie.
Spero di aver pronunciato bene. Comunque sono proprio datteri naturali in ramo e non hanno niente veramente di me, cioè come gusto, il gusto dei datteri naturali non ha niente in meno rispetto a quelli che si trovano normalmente nelle vaschette e sono invece piene, piene di sciroppo di glucosio. Sono buonissimi, sono fantastici, è lo stesso gusto con meno porcherie, ecco, se vogliamo dirla così. Sono veramente molto buoni e vi consiglio di provarli se li trovate, sono fantastici. Abbiamo terminato un pacco di pasta, appunto, che si vede della Garofalo integrale. Sapete, vi ho già anche detto che abbiamo appunto a me piace molto comunque mangiare cereali non raffinati, quindi integrali. Al supermercato, nello specifico l'ho trovato all'Esselunga, ma presumo che si possa trovare nella grande distribuzione in generale, abbiamo trovato appunto questa pasta integrale della Garofalo. È pasta di Gragnano, quindi ottima qualità ed è veramente molto 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 buona. La tipologia era la Mafalda corta, piace, assolutamente buona. Altra cosa che abbiamo terminato sono queste piadine integrali della Mulino Bianco, senza olio di palma, 100% integrali, buonissime, buonissime. Io non le avevo ancora trovate, avevo sempre solo preso le piadine quelle normali, magari cercavo appunto quelle all'olio d'oliva, eccetera, eccetera. E non so, magari voi lo sapevate già, l'avevate già utilizzati, già presi. Noi ci siamo imbattute in queste proprio ultimamente, durante il mese di dicembre. E vi dico che andrò sicuramente a ricomprarle perché sono veramente buonissime. Come ultimo prodotto, rimaniamo sempre in tema Lidl, e sempre tra l'altro nella categoria deluxe, abbiamo preso queste pizze. Questa pizza nello specifico è la pizza con porcini e tartufo, cotta a legna. Buonissima, buonissima. Ve la voglio appunto mostrare perché veramente sono rimasta stupita, anche perché è un gusto di pizza che io molte volte prendo proprio nella pizzeria da asporto, dove noi ogni tanto appunto andiamo a prendere la pizza il fine settimana e che mangiamo. Ritrovarla come gusto appunto al supermercato e non trovare una grande differenza con quella presa appunto dalla pizzeria sotto casa, veramente è stata una scoperta. La trovo veramente molto buona, fragrante, gustosa, piena di condimento, perché molte volte quando si prendono le pizze, non so se capita soltanto a me o se è capitato anche a voi, le pizze sono un po', insomma, molto differenti dalla foto che appunto si vede sul cartoncino, no? Sul cartone esterno. Questa devo dire che esattamente è attinente alla foto appunto che c'è sulla confezione. Veramente piena, saporita, si sentono benissimo i gusti sia dei porcini sia comunque del tartufo. Poi da buona piemontese voglio dire, sono dei sapori che a noi piacciono particolarmente. Quindi cosa dirvi? Provatela, se riuscite provatela. Ho visto anche che ci sono anche altri gusti, probabilmente li andremo a prendere perché questa veramente ci ha stupito veramente da quanto era buona. E con questo ho terminato. Vi ho detto che sarei stata più veloce, comunque sì, ovviamente erano i prodotti terminati che hanno un attimino, ho trovato un pochettino più interessanti, non vi vado sicuramente a mostrare tutto quello che ho terminato, però ripeto, questi secondo me erano degni di nota. Se avete provato anche voi qualcosa, siete d'accordo, non siete d'accordo, o volete consigliarmi qualcosa di similare a quello che vi ho fatto vedere, mi raccomando, scrivetelo nei commenti. Se vi è piaciuto il video, mettete un pollice in su e iscrivetevi al canale se vi va. Io vi mando un bacione e al prossimo video. Ciao!